Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Come avete notato, settimana scorsa non sono riuscita a pubblicare niente perché non sono riuscita a registrare niente, quindi oggi sono davvero contentissima di essere qui a registrare un nuovo video per voi. Oggi voglio utilizzare per la prima volta, ho realizzato insomma questo trucco utilizzando quasi tutti i prodotti di Primark che ho acquistato da Primark. Il risultato alla fine non mi dispiace, anzi sono abbastanza soddisfatta. Ho trovato dei prodotti validi, dei prodotti buoni, delle cose invece che assolutamente non mi sono piaciute. Quindi se siete curiose di scoprire tutti i prodotti che ho realizzato per realizzare questo make up, continuate a seguire il video, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un bel pollice in su e seguitemi anche su Instagram, mi trovate come GiadaFra91. Detto questo non vi perdo più in chiacchiere e vi lascio al video. Ok, direi che possiamo partire. Sono davvero curiosissima di vedere come si comportano tutti questi prodotti perché è la prima volta che li provo. Sebbene io vada tantissime volte da Primark, acquisto molto spesso, non ho mai acquistato nessun prodotto di make-up. Mi sono fatta attrarre principalmente dalla nuova collezione Nude e quindi sono fatto un po' di acquisti e non vedo l'ora di vedere come si comportano. Ok che sono prodotti low cost, quindi non bisogna avere grandi aspettative, però tante volte mi è capitato di trovare dei prodotti che costano poco ma che comunque sono molto molto buoni, quindi spero che questi prodotti o perlomeno alcuni di questi prodotti siano validi così da poterli continuare ad utilizzare. Parto dal fondotinta, visto che sono completamente struccata, parto dal fondotinta e vado ad utilizzare questo. C'erano diversi tipi di fondotinta, io ho scelto questo qui, il My Perfect Color Velvet Finish Foundation nella colorazione Cool Sand. C'erano tantissime colorazioni, spero di aver azzeccato quella giusta. Una cosa però che non sopporto quando si acquistano i prodotti low cost, gli stand sono sempre messi, sono sempre disastrati, tante volte non si trovano i tester e tante volte i prodotti nuovi sono già stati aperti, quindi non si possono acquistare, cioè io mi rifiuto di acquistarli. Questo invece era sigillato perfettamente, quindi insomma tra tante colorazioni e tra tanti pasticci che c'erano, spero di aver trovato, di aver scelto la colorazione giusta. E per applicarlo vado ad utilizzare questa spugnetta. Ho preso questo set con all'interno due spugnette, questo l'ho pagato 2,50, sono delle Simil Beauty Blender, tra l'altro sono molto grandi. Una ha la classica forma ad ovetto, mentre invece l'altra sopra sotto è tagliata. Quindi sono curiosa di vedere come si comportano. Andiamo ad aprire la confezione e vediamo come sono. Queste sono le spugnette, questa è la classica ad ovetto bicolore, mentre questa invece, come potete vedere, è tagliata sul fondo. Oggi vado ad utilizzare questa, adesso vado a bagnarla e vediamo se si allarga. Così è da asciutta e così è da bagnata. Ragazze, non è cresciuta, non si è gonfiata nemmeno di mezzo millimetro. Infatti entra perfettamente all'interno della sua confezione. Già il fatto che non si sia gonfiata per me è una cosa super negativa, cioè già da bocciare. Comunque proviamola sul viso. Quindi vado a mettere il fondotinta un po' sulla spugnetta e ora vado ad applicare il fondotinta su tutto il viso. Il fondotinta sembra della mia tonalità di colore. In realtà la spugnetta poi una volta sul viso non lavora male perché stende bene il prodotto, però insomma non si è gonfiata, quindi questa cosa non mi piace molto. Non so se è il fondotinta o la spugnetta che ha un odore strano. È il fondotinta che ha un odore strano. Sì, non mi piace molto. Comunque continuiamo ad applicarlo su tutto il viso. È una coprenza media, avevo un po' di rossori qui sulla guancia e intorno al naso e me li ha nascosti. Ho l'impressione però che questa spugnetta mangi un sacco di prodotto perché sto utilizzando davvero tanto fondotinta, tra l'altro adesso non esce più, eppure il mio viso non ha l'effetto mascherone, quindi questa spugnetta sta mangiando davvero un sacco di prodotto. Poi la resa del fondotinta in realtà non mi dispiace neanche, a parte l'odore che ha, non mi dispiace, ho coperto abbastanza bene. Se mi guardo in videocamera mi vedo bianchissima, più bianca di prima, ma in realtà dal vivo questa cosa
non la noto per niente. Passiamo alle prime impressioni. Il fondotinta non mi è dispiaciuto proprio. Gli darei come voto un 6,5 perché comunque mi ha coperto i rossori che avevo sul viso. Si vedono un po' i brufoletti, però non mi dispiace. Anche la colorazione sembra più o meno la mia, forse appena appena un po' chiaro, però non ho sbagliato di tanto. La spugnetta invece la boccio proprio perché non si è gonfiata e quindi di conseguenza ha mangiato tantissimo prodotto, mangia un sacco di prodotto e quindi no, per me la spugnetta è bocciata. Sicuramente succederà la stessa cosa anche con questa. Comunque, fatto questo, non ho il correttore, non ho acquistato nessun correttore da Primark, quindi vado ad utilizzare, baro leggermente, vado ad utilizzare questo di Catrice, il Liquid Camouflage, nella colorazione 05. Ho deciso di utilizzare questo perché comunque è un prodotto low cost, questo se non sbaglio l'ho pagato sui 3 euro. E lo vado ad applicare sempre con questa spugnetta che ho bocciato, però ho soltanto questa, quindi lo vado ad applicare con questa. Sugli occhi lo vado a stendere con le dita perché altrimenti faccio un po' fatica. Questo correttore devo dire che mi piace, è la prima volta che lo utilizzo, l'avevo acquistato qualche settimana fa ma ancora non l'avevo provato. Devo dire che non mi dispiace, mi piace anche la colorazione. L'unica cosa che sto notando adesso mentre stavo andando ad applicare il correttore è che il fondotinta, se lo guardo da vicino, vedo che è entrato nelle pieghette. Questa cosa non è proprio il massimo. Per fissare il tutto vado ad utilizzare questa cipria, la Banana Powder. Questa l'ho pagata 4 euro ed è una cipria in polvere libera. Ci sono all'interno 40 grammi di prodotto, quindi dura davvero un sacco di tempo. E il colore di questa cipria è proprio color banana. Sono curiosa di vedere come si comporta. Aiuto, me ne è caduta un bel po'. Il dosatore non è proprio il massimo. Ci sono questi e buchini, non sono tantissimi però sono abbastanza grandi e infatti soltanto con un movimento mi è scesa tantissima cipria. Comunque vado ad applicarla con questo pennello che non è di Primark, è un pennello comunque low cost che mi era stato mandato da un'azienda, ora non ricordo se Romway o non ricordo, uno di questi siti comunque, e la vado ad applicare su tutto il viso. Tampono prima il prodotto sulle occhiaie. Il tappino è troppo piccolo per gestire il prodotto. Ho notato che mi sta cadendo un sacco di prodotto e ne sto sprecando parecchio proprio perché il tappino è tanto piccolo e il dosatore è tanto grande, quindi esce un sacco di prodotto. È appunto una cipria colorata ma che in realtà poi sul viso non ha colorazione. Devo dire che questa cipria non mi dispiace, noto comunque, se guardo il mio viso da vicino, che un sacco di prodotto entra nelle pieghette, alcuni pori che ho qua è sul naso non si sono coperti, si vedono ancora, però per il momento il mio viso è completamente opaco. Sono curiosa di vedere quanto questa cipria fa durare il mio make up, vi farò sapere. Adesso passo alle sopracciglia. In realtà mi sono dimenticata di comprare un prodotto per sopracciglia, non ci ho proprio pensato, non ho preso niente, quindi andrò ad utilizzare questa palette. Questa è la nuova palette nude di Primark che mi ha colpito tantissimo, guardate quanti colori ci sono. Poi li proviamo sugli occhi. Intanto per le sopracciglia vado ad utilizzare questo, che è l'unico colore che si può avvicinare al colore delle mie sopracciglia, quindi proviamo con questo. E per applicarlo vado ad utilizzare questo pennello, sempre della stessa linea di quello che ho utilizzato per la cipria, e vado a coprire le mie sopracciglia. Devo dire che il risultato non mi dispiace per aver utilizzato soltanto un ombretto, sia nella parte iniziale che in quella finale. Vado a riempire anche l'altra. Ok, dai, devo dire che nonostante tutto l'effetto e il risultato poi non è così male. Il colore si avvicina al colore dei miei capelli, quindi non abbiamo sbagliato più di tanto. Adesso però passiamo agli occhi, quindi andiamo ad utilizzare alcuni di questi colori che sono bellissimi. Sono appunto tutti colori sul tono del nude, come dice il nome stesso della palette. Questa l'ho pagata 10 euro, soltanto 10 euro per ben 28 colori. Per ogni colore ci sono 1,6 grammi di prodotto.
Abbiamo colori opachi e colori shimmer satinati che non vedo l'ora di provare. Quindi, come prima cosa, mi sono procurata un bel po' di pennelli. Adesso vado ad utilizzare questi, i pennelli con forma di sirena, diciamo, che arrivano sempre da uno di questi siti, quindi sempre pennelli low cost. Come colore di transizione vado ad utilizzare questo, il secondo, questo color caramello, che mi ispira davvero tanto. Gli ombretti sono abbastanza polverosi, però wow, la scrivenza non è affatto male. Mi piace talmente tanto che lo vado a mettere anche sulla palpebra, però soltanto nella parte finale. È super super scrivente. Adesso ad esempio ho preso molto meno prodotto e l'effetto è molto più leggero. Mi piace in entrambi i casi. Mi piacciono, non pensavo che fossero così scriventi, così belli pigmentati. Poi provo anche un colore chiaro, un colore satinato, per vedere se sono ultra brillanti oppure se l'effetto è meno intenso rispetto a questi opachi. Con un pennello pulito da sfumatura vado a sfumare per bene il prodotto. Adesso vado a prendere questo colore, questo bronzo con una punta di rosa all'interno. È un ombretto questo satinato. Lo prelevo con il dito e lo vado ad applicare sull'occhio nella parte centrale. Guardate quanto è pigmentato anche questo. Non so se in videocamera riuscite a vedere. Bellissimo l'effetto, mi piace un sacco questo colore. Lo applico anche sull'altro occhio. Questi ombretti solitamente preferisco applicarli con le dita per avere un effetto più intenso che non con il pennello, che rende l'ombretto meno pigmentato. E nella parte iniziale dell'occhio vado a mettere questo color burro. Vado a sfumare leggermente con l'ombretto bronzo. Vado a riprendere questo color burro e lo utilizzo sotto l'arcata sopraccigliare, giusto per illuminarla un pochettino. Sono ombretti molto polverosi, però allo stesso tempo sono molto pigmentati. Vado a riprendere il primo colore che ho utilizzato, questo color caramello, e lo vado a mettere nella rima inferiore. Con la palette di ombretti abbiamo terminato e gli do un bel 8. Sono stata molto contenta, ho utilizzato pochi ombretti rispetto a tutti quelli che ci sono, però quei pochi che ho utilizzato mi sono piaciuti molto. Davvero una buona palette per quello che costa, secondo me vale la pena di acquistarla. Per completare gli occhi passo al mascara, però non utilizzo un mascara di Primark perché non ne ho comprato neanche uno. Vado però ad utilizzare questo mascara volume intenso black che mi era arrivato tramite Banggood, se non ricordo male, quindi lo provo per la prima volta. Anche questo è comunque un prodotto low cost. Mascara messo, devo dire che non mi piace molto perché innanzitutto non mi ha volumizzato le ciglia come diceva, e poi ci sta mettendo una vita ad asciugarsi, quindi questo è un ni. Adesso possiamo fare un po' di contouring leggero e vado ad utilizzare questa palette di Primark. Questa l'ho pagata 6 euro, fa parte sempre della collezione Nude. E all'interno ci sono queste 4 cialde, abbiamo 3 illuminanti e una cialda per fare un po' di contouring, per scolpire il viso. C'è un illuminante rosato, un illuminante color champagne e poi c'è questo bronzo, questo color rose gold, oro rosa. Quindi come prima cosa vado a prelevare da questa cialda per fare un po' di contouring. Devo dire che è molto molto scura. Ne metto un po' sulle tempie. La cialda è abbastanza scura, però poi una volta sfumato l'effetto non è poi così male. Se mi guardo in videocamera però mi vedo bianchissima, ultra bianca, ma in realtà dal vivo non sono così bianca. Fatto questo, dopo aver scolpito leggermente il mio viso, vado ad utilizzare il blush ed utilizzo sempre un blush low cost, questo di Essence, proprio perché da Primark non ho acquistato nessun tipo di blush. Vado a prelevare un po' di prodotto e lo metto sulle guance. Questo blush ce l'ho da un po' di tempo, è di una collezione vecchia, di una collezione precedente, forse è una linea permanente, non ricordo, però ce l'ho davvero da un annetto tutto. Non è super pigmentato, infatti se voglio
che se noti leggermente di più, devo prelevare davvero parecchio prodotto. Perfetto, fatto questo vado a riprendere la mia palette di illuminanti e vado ad utilizzare questo, l'illuminante oro rosa, e lo vado a sfumare con questo pennellino ventaglio. Lo metto qui, è bello pigmentato anche questo, non so se riuscite a vedere dalla videocamera, guardate che bella luce che fa. Metto un pochettino qui sul naso, forse ne ho messo un po' troppo, e poi ne metto un pochettino anche sopra l'arcata sopraccigliare e appena appena, ma giusto appena appena, al centro della fronte. Devo dire che questo illuminante mi piace davvero molto. Ne metto un pochettino anche sull'arco di Cupido. Poi vado a prendere l'illuminante, questo più chiaro, e lo metto nel condotto lacrimale. Ne prendo un pochettino, ne metto appena appena anche sotto l'arcata sopraccigliare, giusto una puntina qui, e direi che come illuminante può bastare. Anche questa palette, come l'altra, mi piace molto. Anche questa gli do un bel 7,5/8. Mi piace il bronzer e mi sono piaciuti anche i due illuminanti che ho utilizzato. Questa, non so, non ricordo se ve l'ho detto, costava 6 euro. E come ultimo step passiamo alle labbra. Vado ad utilizzare questo kit. Ho preso questo PS Lip Kit, l'ho pagato 4 euro. Abbiamo il gloss e la sua matita contorno labbra. C'erano diverse colorazioni e ho preso la colorazione Confetti, che è un classico color malva. Come prima cosa vado a disegnare il contorno labbra. No, vabbè, avete visto? Si è rotta la punta. Non so cosa sia successo, ma praticamente la mina si è spezzata semplicemente andando a appoggiare la matita sulle labbra, quindi niente, lasciamo stare così e passiamo al gloss. Peccato, dopo proverò a temperarla, sempre se si possa temperare. Comunque adesso vado a mettere soltanto il gloss a questo punto. Oddio, il profumo è buonissimo, sa di caramella, sì, tipo zucchero filato. Esatto, di zucchero filato, è buonissimo. Questo gloss devo dire che mi piace molto perché mi piace il colore, mi piace l'effetto sulle labbra, questo effetto leggermente lucido, e la profumazione, cioè è buonissimo, profuma tantissimo. Peccato però per la matita che si è spezzata, si è completamente tagliata, spezzata la mina in un colpo. Peccato proprio perché questo altrimenti era davvero un ottimo kit. Magari poi sono stata sfortunata io e gli altri kit, le altre matite non si sono spezzate. Non so se li avete provati, fatemi sapere. A me si è spezzata subito al primo colpo. Peccato perché il gloss merita davvero molto molto valore. Mi piace il risultato. Quindi nulla, ho utilizzato tutti questi prodotti di Primark, o perlomeno quasi tutti i prodotti di Primark, per realizzare questo make-up. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se voi avete già acquistato dei prodotti di make-up da Primark, come vi siete trovate, se avete qualche prodotto che vi consigliate e qualche prodotto che magari avete acquistato che non vi è piaciuto per niente, fatemi sapere, così non spreco i miei soldi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video, mettete un bel pollice in su se questa tipologia di video vi è piaciuta, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!